Ah, e salve a tutti ragazzi, ben ritornati in questo nuovo video. Caspita, mi fa malissimo il naso. E ben ritrovati in questo nuovo episodio della OI4 a Todd. Oggi andiamo in Colombia. Ecco perché della scenetta iniziale. E sì, mi dissocio dalla scenetta iniziale. Come avete notato, siamo sulla Route 256 perché, a parte che c'è del content per la Colombia, ma secondo, se andiamo nel Career Profile, ci sono degli awards da fare. E io me ne ero dimenticato. Avevamo fatto questo con il Liechtenstein, che, mio Dio, che cringiate, è stata bellissima. Va bene, andiamo subito in Colombia. Repubblica di Colombia con il spirito nazionale della Repubblica delle Banane. Fruttosio! Alura, alura, alura. Repubblica di Colombia. Avemose sei divisão de infantaria o brigata de ejército. Quindi siamo ultra mega forti. E di focus, cosa abbiamo? Ecco, come avevo detto, abbiamo leggero content. Non è grande il focus. Bolivarian Brother, legittimiamo la Gran Colombia, guerra con le Ande, etnocacerismo, non so cosa sto leggendo, anche, ecco, infatti, anche nelle decisioni, Revive Bolivar's Legacy, ci dice che paesi conquistare, ok, quindi abbiamo Venezuela, Ecuador, un pezzo di Perù e Panama. Quindi io punterei sull'industria, così ci facciamo fuori subito questa Repubblica delle Banane. L'industria. Oh, abbiamo le steel mill e la produzione d'alluminio. Ah, ok. Possiamo creare le acciaierie o i laminatoi. In pratica possiamo ricreare la provincia di Brescia nella Repubblica di Colombia. Bello, bello. Quindi direi che da buon bresciano andiamo a ricercarle subito. Però dai. Di risorse abbiamo 21 di petrolio qui a Cartagine, che diventano più 9, quindi 30 baroni del petrolio, essere tipo, essere tipo. E possiamo partire. Quello che punterò per prima è togliermi sta cosa della Repubblica delle Banane. Dopodiché rascio il prima possibile il ramo politico, che probabilmente andremo con la radicalizzazione dei conservadores, che almeno ci mandi in guerra con un po' di persone. Così iniziamo subito a creare content. E uno. E la Banana Republic ce lo siamo levati e abbiamo guadagnato, se non erro, una fattoria civile. Yes! E direi che possiamo andare col congresso di Colombia. E sì. Sto iniziando a costruire un'acciaieria, come un vero bresciano farebbe. Appena vede un posto libero, acciaio, 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 acciaio. Mentre invece di laminatoio non c'è posto, quindi mi dispiace, ma in questo buco ci piazzeremo un laminatoio. Qui a Meta. Ah, Meta! Facebook, ciao Marco Zucca. Berg. Non so come tradurre il cognome. E con questo focus sbloccato andiamo verso l'autoritarismo. E in tutto ciò il mio esercito, la Brigada d'Esercito, è diventata una brigata di cavalleria. Perché, uno, i cavalli sono fighi. Punto 2, questo generale, questo Germano Campo Herrera, è bravo con i cavalli. E in meno di un anno possiamo fare il referendum ed diventiamo la Repubblica di Colombia, ma siamo fascisti, o meglio rexisti. Laureano Gomez. Vediamo se mi ha sbloccato qualcosa. Sì, posso reclamare la Gran Colombia. Finisco questo focus e poi ci buttiamo subito a capofitto nelle conquiste generali. Intanto voglio vedere nel mondo cosa su. Ok, Mussolini, perché sei viola? La Corea fascista. Yoon, eccoti qua. Oh, non ti trovo da nessuna parte, manco una pagina Wikipedia, ma te esisti. Mentre tutto ciò, il Tunganistan qua sta venendo sconfitto. F in chat per il Tunganistan. Vicereame del Perù? Carlos I, cosa caspita sta succedendo qui? E il Venezuela è caduto in guerra civile. Fatto sta che noi adesso abbiamo due World Goal contro l'Ecuador e Panama. Direi che invadiamo prima Panama. Non abbiamo tempo da perdere. Attenzione, abbiamo fatto veramente un Ribbons. Una One Steel e
Red Aluminium Mill. Figo. E Panama l'abbiamo conquistata. Bene. E sono capitolati. Sono già core. Perfetto. Allora andiamo in Ecuador e facciamo fuori l'Equatore. Ah. Però dannazione, non ho il canale di Panama. Stati Uniti d'America. Non potevate cadere in guerra civile? Oh no. Ma perché non hanno preso la regione come Pipo? È un Pipo questo. Guarda, qui c'è il glande. Ci sono le banle e il tronco. Kamenev, dovevi fare una cosa e hai deciso di andare per il percorso della gloria eterna. Comunque vada, andiamo in guerra anche contro l'Ecuador. Non mi attaccano, quindi provo io ad attaccare loro. Un pochino faccio. Allora, non ho delle divisioni buone, ma riesco a fare qualcosa. Ok, contrattaccano, ma falliscono. Perfetto. Andiamo a prenderci subito Guadalquivir. Attacco verso la capitale. Ok, abbiamo preso la capitale. Dobbiamo arrivare ad Iquitos. Sì, se vi state chiedendo, ma Danzica c'ha delle armi? Sì, lasciate stare. Il grandissimo sostenitore dell'America Latina, la città libera di Danzica. Ok, il Venezuela è capitolato, ciò vuol dire che Stati Uniti del Venezuela... Ok, c'è ancora il Consiglio Socialista. Perfetto. Che dobbiamo fare adesso? Vabbè, mi sa che prima dobbiamo un pochino pimparci l'esercito. Se no, se non lo facciamo, li dichiariamo guerra manualmente. No, non posso farlo questo. Mi sa... perché è andato prima in guerra civile e credo che non gli conti più questi posti come core. Mi tocca andare per la vecchia maniera, giustificargli la guerra. Ci rivediamo quando sono pronto a dichiarare guerra. Ah, benissimo, il concilio è corrotto. Brava! E siamo pronti ad andare in guerra. Concilio corrotto, è arrivata la tua fine. Vediamo il tasto del push. Oh, molto bene. Merito delle due acciaierie a Choco. Abbiamo tagliato. Ottimo, 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 signori, ottimo. Prendete Maracaibo. Vai, vai, continuate a pusharli indietro. Pushateli indietro, pushateli indietro. Che sono 5 divisioni che vanno a quel paese. Capitolerà malamente. Bamboleiro, bamboleia. Paolo, esco dal bar. Fine. Non ho niente da dire. Paolo, esco dal bar. E qui? Befriend the fascist power. Imperial Quantum Territories. Seek to join the Asian group. Ci andiamo ad alleare con Zhang Xinjui, che è in guerra contro la Cina. Dagli una spinta, dagli una spinta e vedrai che capitolerà. Noi cosa dobbiamo fare per ricreare la grande Bolivar? Ok, dobbiamo prenderci Piazzale Loreto. Niente, me l'ha fatto bypassare. Quindi legittimiamo la grande Colombia e siamo entrati nell'Asian Group. Quindi sì, il grandissimo team formato da Colombia e Manciuria, con anche il Mongol United Tomnus Government, che qua sotto verrà scritto in mongolo e non so come si pronuncia, sono alleati. Perché quando registro la ATOZ va tutto male? Perché tutte queste isole sono indipendenti? Cosa sta facendo il regno? E in tutto ciò, sì, l'Unione Sovietica è ancora in guerra contro la Pakistan. Non dirò nulla se non Pakistan. Oh, ma guarda te, ha vinto il vicereame del Perù. E noi, piatto ricco, micificco, ce lo andiamo a conquistare. Mi dispiace, Carlos I, ma è arrivata la tua ora. Hai vinto una guerra civile, ma non vincerai la guerra intera. Ah sì, in tutto ciò la Germania ha dichiarato guerra alla Francia. E il nemico sta attaccando. Andiamo piano, perché qua mi sa che saranno complicati da sconfiggere. Se attacco qui riesco a sfondare, perché una divisione sola, che in verità fanno schifo. Con la pazienza di 16 nani abbiamo sfondato, abbiamo preso quel tile importantissimo e facendo così abbiamo chiuso 2 divisioni. Abbiamo libertà di movimento. Veramente, che giocatore, che giocatore. Soffriamo l'attrito. Chissà perché. Forse perché non c'è una autostrada. E infatti che non c'è nessuna autostrada. Ok, hanno abbandonato la capitale e noi l'abbiamo presa. E loro sono capitolati. Perfetto. Gnami gnami, tutto mio. Oh, ci prendiamo la Bolivia. E credo che adesso possiamo rivivere la legacy di Simón Bolívar. Impero
bolivariano. La bandiera è bellissima. E dobbiamo fare questa cosa del national unification. Possiamo realizzare il nostro destino unificando le persone a noi vicine e creare una grande unione. Ah, perché ci abbiamo... Ah, ok, dei piccoli debuff. Capitolati facilmente. Porca vacca, quante armi. E mi sa che in America Latina non faremo più nulla, perché diciamo che gli Stati Uniti d'America hanno messo le sue dita argute in America Latina, tranne da me. E mi sa che correrò a dare una mano ai nostri alleati qua, perché non si è smosso nulla. Posso dire... LOL. Ok, credo che abbia un senso logico. Posso spiegarvi quello che voglio fare. In pratica voglio diventare imperialista, via. Imperialismo is the way. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Però sfondato da qualche parte. Attenzione, forse riesco a fare veramente qualcosa. Quindi allora continuate a colpire, colpite. Abbiamo preso l'aeroporto? Yes, abbiamo preso l'aeroporto. Vai. Adesso siamo più efficienti. Pyongyang presa. Andiamo anche verso Hambung. E credo che poi tutto il fronte nord sia tagliato. Questa è una giga sacca coreana. Mamma mia, non fatelo sapere agli americani. Busan è stata accerchiata e abbiamo preso tutto. Bene. E adesso abbiamo un punto in Asia e questa foto è veramente cringissima. E direi che adesso possiamo dare una mano ai cinesi, o meglio ai manciuriesi. Direi che è arrivato il momento di entrare in guerra anche noi in Cina. Io provo a schiacciare il tasto. Semplicemente c'hanno tipo 3 miliardi di divisioni e mi sa che Tianjin non è l'area a cui puntare, perché Beijing vedo che sta soffrendo, quindi nulla. Mi sa che non schiacciamo questo tasto e andremo piano piano. Sì, qualcosa facciamo, però mi respingono anche loro. Mi sa che dobbiamo attendere. Ok, allora faremo una bellissima cosa: attenderemo e colpiremo soprattutto i supply hub e poi vediamo cosa fare, anche perché gli aerei iniziano a cadergli. Come notate, la guerra sta andando bene. Cattiva notizia: sono entrati altri protagonisti che non fanno parte dell'Asia. Io come faccio ad arrivare qua? Mannaggia, sto gioco buggatissimo, maledetto. Vabbè, dai, cerchiamo di far capitolare la Cina il prima possibile, che c'è anche un governo collaborazionista dentro, quindi... Dai, che cade Hangzhou! Hangzhou caduta. Perché l'Unione Sovietica ha dichiarato guerra a noi? Ma perché? No, a me non me ne frega niente, io ignoro. Ma è alleato con l'impero... Perché è alleato con l'impero tedesco? Dai, stiamo per arrivare all'ultima città qua cinese. L'abbiamo presa! L'abbiamo presa, ma non basta. Prendi allora Xiamen. Ok, la Cina è capitolata. Cerchiamo di far fuori queste ultime sacche di resistenza. E anche il Guangxi è capitolato. Ora ci manca di prenderlo Yunnan e il fronte popolare cade. Prende la Repubblica di Finlandia e cade anche il Covenant Mediterranean. E la Cina comunista dovrebbe capitolare in questo momento. Dai, Laureano Gomez, stiamo andando da qualche parte. Aspetta un attimo, che bandiera è questa? The Free Enterprise Zone RTR Agis. Dove caspita sei te? Scusatemi, Ma in Honduras. Ah, ho capito, questi sono gli anarcocapitalisti. Ma che cosa ci fanno gli anarcocapitalisti qua? Non è magari questo qua il paese che mi consigliavano di giocare? Non lo so. La Cina comunista è capitolata. Me la lascio a loro direttamente. E ci vediamo quando anche lo Yunnan è capitolato. Perché mi sa che ci vorrà un po'... Forse neanche così tanto. Aspetta. Forse riusciamo a fare qualcosa. Ora attendete un attimo e attaccate. Dai, è capitolata. Quanto li ci vuole? Mi è rimasta solo la Moesia da prendere. La Moesia. Perché? Ma sapete una cosa, ragazzi? Io mi sto divertendo così tanto che termino qua questo video. Quindi spero che vi siate divertiti. Anche oggi vi ho scammati. E noi ci rivediamo in un prossimo episodio. Ciao ragazzi, statemi bene.